Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse. Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Purtroppo abbiamo visto una delle scene più toccanti, almeno nel video precedente, di questo videogioco. Una delle tante scene. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di The Last of Us, zona di quarantena. Con voi, Vincent. Insomma, ci troviamo 20 anni dopo l'inizio, l'outbreak day, il giorno del contagio, insomma, quando sono iniziati gli eventi degli infetti, quando il fungo si è iniziato a espandere di persona in persona. Dovremmo, se non sbaglio, ci troviamo a Boston. Beh sì, è una bella idea per scamparsela, ma te la sei scampata andando lì. Purtroppo sì. Checkpoint. Vabbè, ma noi siamo onesti, siamo sinceri. Non combiniamo guai noi. Almeno credo. Cosa fate? Un giorno libero. Visito. Beh, passate qua, grazie. Sì, come no. Passate pure. Ci hanno fregati. Lo so. Vabbè, noi ormai siamo nati che dobbiamo per forza fare la strada più lunga. Non si sa mai che facciamo la strada breve, quella più semplice. A me lo stai a dire. Io passo la mia vita con questa filosofia, per dire. Mi capita spesso. Ok.
pure dopo la seconda. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Ah, che bello. Com'è il tunnel a est? Che bel tipo, con gli occhiali lì, poi. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare roba. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Poi è famoso sto Robert. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto. Ma tu cosa mi dici? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Quest'altro. Ah. Ma è vivo. È una statua. Non si muove. Vabbè, problemi suoi. Stava fermo. Boh. Nemmeno un cenno, un buongiorno. Dormito bene. Vabbè. Sarà che è vivo. È una persona vera, però sta ancora dormendo. Oh, vicino al camino, anche se non sta acceso. Ehi ragazzi, come va? Ma fuori va sempre peggio. Ciao. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Oh, va! Questo fa il battle flip. Ah, no, pensavo si trovasse al contrario, invece. Aiutami qui. Sì, lo sto aiutando a far cadere le bottiglie. Oh, una è rimasta in piedi. Fantastico. Ah, c'è che era addosso. Che sono mele quelle. Attenzione là fuori. Ah no, sono candele. Sembravano mele. Ah, visto, questo posto puzza. Devo fare attenzione. Questo posto è pure buio. Così buio che non si vedeva niente. Adesso sì. Prendiamo la pizza. Salve. Tutto bene? Un'ostrica! Si mangia? Non credo proprio. Però ci armiamo. Beh, sì. È quello che spero. Sì. Potresti anche chiamarmi tipo Tex, ma non voglio rubare il nome a nessuno. Almeno c'hanno i diritti. Dai. Tess è sempre più forte, incredibile. Senza offesa, cioè, non è che voglio dire che... Con questo non è che voglio dire che ti faccio debole. Ormai di sti tempi, com'è cambiata la civiltà qua, la società. Come sempre. Oh, qua cucinavano le pizze. Pizza! E questo è un ristorante italiano. In America fanno sempre ste cose. Ormai non è una novità. Mettono sempre qualcosa che riguarda l'Italia. Il fatto che solo adesso ci ho fatto caso a sta roba. Solo adesso. Pizzeria! Olè. Ah, stavo azzoppando la testa. Ok, cara Tess, che bisogna fare? Ah, pizza lì da sopra. Secondo te? Portala qui. Prima le signore. Signore, mi confondi con un'altra persona. Di qua. Un tavolo da biliardo. Peccato che le palle da biliardo sono diventate dei mattoni. Oh. Ho un cacchio. C'è niente. Ok, le prime belle cose che si possono trovare. Un segno delle luci. Ok. La nostra prima piastrina delle luci. David Michael. Ok, Tess, possiamo andare. Robert avrà ancora le tre. Esattamente. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. Sto guardando. Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo... Ma va, corre pure lì. Mi metto a correre io, corre pure lì. Oh, il primo territorio degli infetti, quello bello, bello.
Vengono da qualche Questo mi parte. ricorda la demo di The Last of Us, parte 2. Stavano sempre con le maschere antigas. Ah, Ecco il colpevole. che bello! Ah, com'è morto! Troppo Wow, freddo. così proprio. Meglio tenere occhi e orecchie aperte. Non era l'unico. Dico non era perché ovviamente adesso è Devo passare morto. da qui. Potevamo Ok? una Sì. Il volta. Ah soffitto no, sta no, cadendo a si può pezzi, ancora andare. attenzione. Che bel soffitto. Cede. Cristo, ho proprio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Sì. Vuoi fare? Sai com'è? Se lo lasciamo vivo rischia di... Sai com'è? E poi, ce l'ha detto lui, vuole morire. Non vuole trasformarsi come quelli. E allora... Io lo sto per fare, Andiamo. eh? Mi spiace tanto, ma... Ho dovuto fare. Tess, non dirmi niente. Ah, che bello, eh? Qui rischio di perdermi. Ma trovo. Aspettavo di trovare. Più avanti. Belli. Ma che belli. Come si muovono. Così. Hanno dei movimenti così eleganti. In questo caso è meglio tenere le luci spente perché qui sono i runner e riescono a vederci. Quindi. Si dice non disturbare il cane che dorme, ma. Marde! No, via! Ecco, io mi volevo allontanare. Ho iniziato a menare quello. Finiscilo tu. Ah, meno Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Speriamo. Speriamo sì. Torniamo in città. Guarda meglio perché voglio vedere la bella luce della città. Le luci della ribalta. Oh, ricariche. Che bello! Vabbè, andiamocene, non stiamo a perdere qua tempo. Tanto non c'è più niente. Oh! Ho spento pure la torcia qua. Oh, va che belle luci! Sì, sono tutte luci naturali ormai. L'unica cosa che mi piace qua fuori. Sì. Senza che c'è nulla. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Pensavo Di qua. dovessi farlo io. Apri l'entrata. Questo invece mi ricorda Uncharted 3. Oh, c'ho gli abbaglianti. Sì, gentile. Oh, che bello. È proprio a dire che scommetto che devo scendere, vero? Poteva trovarsi sopra. Sarà che qualcuno c'è passato, però c'è passato male. Tanto da farla cadere. Qui, passami. Sta trave. Eh sì, aspetta. Calma. Non è proprio leggera sta roba. Brava. Esatto. Credo di potercela fare. Meno male. Almeno so che non devo fare tutto io. Piano piano. Sì, ci sono io che vado correndo. Aspettate, c'è qualcosa che sbrilluccica. Ah, è un medikit. O almeno. Boom. Vogliamo che non ci siano soldati. Via libera, andiamo. Io invece controllo anche se ci sono delle robe, ma non c'è niente. Lei invece se la passeggia. Tranquilla. Vabbè, sì.
Non c'è bisogno di essere sempre negativi oppure sempre, come dire. Non c'è niente. Lei apre sempre, io chiudo sempre. Non tutti Le mie fanno munizioni qualcosa. ci serviranno. Sì, e infatti sto controllando. Alla grande. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Sì, non preoccuparti, Niente soldati o della uomini armati, luce. ok? Sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo, forza. Avanti. È pronta la posta? La pasta? La posta. Se ne va. Ah, non c'è niente. Non adesso, però. Non Oh, troppo. non si fa così. Un mo' di meno. Non c'è bisogno di ingazzare. Che becca, ti togli. Ma no, volevo un compagno di avventura. C'è anche Tess come, come compagna d'avventura. Se tocchi copri. Tess, quanto tempo? Invece, se mi tocchi, t'ammazzo. Molto semplicemente. Qua già se le danno di santa ragione, visto? Potresti andare a finire pure tu. Chi è questo, Nathan Drake? Ci assomiglia. Basta con queste parole. Appunto, no, non lo voglio manco sapere. Non voglio sapere niente. Salve. Ma mi stai già antipatico, quindi non ti parlo. Magari arrivo. Oh, aspettate, che cos'è? Si trovano robe. Avviso di... Rescritto. Che cavolo è? Ehi, qua qualcuno è ricercato. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa è tornato al pontile. È lì ora. Allora ciao. Guarda, lo fanno pure sbagliato. Non si fa così, il segno delle luci. Cioè, là l'hanno fatto giusto e qua invece l'hanno fatto sbagliato. È troppo stilizzato. Non è così. Probabilmente che si offendono? Poi lamentatevi. Ci siamo. Lamentatevi quando vi vengono a cercare. Ma che facile. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Tess, queste facce non Abbiamo promettono niente di buono. solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Primo, i tacchi non ce li Sicuro? abbiamo. Secondo, Cobra, quando cava tutto. incavolata Tess. Cioè, più di noi. Voterai per questo stronzo! Ah, sì? Quello dove se ne va. È quello dove se ne va. Oh! Madonna, ho fatto cacare sotto. Ah, colpo in testa! Oh, era un colpo in testa quello! È bello pieno, oltretutto. No! Ma guarda un po' cosa mi hai fatto fare! È ancora vivo? Sentilo che è ancora vivo! Non andare meno! Non sei più così divertente, vero? Vabbè, non lo eri prima. Comunque, avevo sparato in testa, sto marpione. Poi vabbè, c'era quello che è stato massacrato da Tess, ma... Poi io l'ho finito con quattro ceffoni in faccia. Manco fossi Bud Spencer. O Terence Hill. Oh, questo proprio si è fatto i muscoli a furia di tirarmi su.
Vabbè, me la sono cavata. Spencer, uè, hai visto? E Bud Spencer. E Terence Hill, dove sta? Pensa Stavo a che dire stanno litigando. Spencer, Bud I due Spencer, mostri sì. sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel le stanno venendo a prendere. Cristo, Vabbè, no, per parlano dire, di Bud morte per Spencer, che fine ha Tess. fatto? Non dipende da noi. Dividiamoci e Deciso. assicuriamoci che non entri nessuno. Ok. Non si muove. Vada, signorina. Oh, è veloce la nostra Tess. E si aspetta. Se faccio veloce, poi questo mi sente. E chi lo sente poi a questo qui? Io non lo voglio sentire, ma te lo dico. Conviene andare, perché sennò questi ci mettono 3 anni solo per finire un discorso. Vai, Tess, tocca a te. Cioè, quello non ha sentito. Ma aveva finito di parlare, se non sbaglio. No, perché mi stavo preoccupando, stavo a dire. Chiave del deposito. Andiamo. Sennò perdiamo troppo tempo, mamma mia. Quando hai poche munizioni, cerca strategie alternative per sopravvivere. Grazie per l'informazione. Ma come sale le scale? In realtà me lo potevo trasportare dietro. Ah, è proprio a dire che dobbiamo perdere tempo. Ma tu guarda, quello lì è l'unico che potrebbe vedermi. Vabbè, ciao, qua non ci muoveremo più. Guarda. Via, 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 via. Ecco, ecco. Urkokan! Ah, maledetta te! Oh, e meno male che gli ho dato la bottiglia in testa. Riparati! Ti spacco! A faccia! Tu non dovevi vedermi! Un coltello! E se mi difendi? Io stavo di spalle, ma tu l'avevi visto, potevi prenderlo tu. Ma va, che bello! Come l'abbiamo macchiata! E certo che quello faceva sempre lo stesso giro, ma avrebbe visto comunque. Qua mi confondo sempre. Il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud. Usiamo la testa. Sono in tanti. È proprio quello il problema. Oh, quelli fanno. Queste scatole sono delle scatole fantasma. Veloce, veloce. Ci vede. Ti pareva. La Van Gap. La vuoi finire? Sombatu coso. Metto lo scafo in testa. Come buttare via un medikit così? Madonna, Sam, mi ha fatto spaventare, vi giuro. Vabbè, fortunatamente non ci hanno scoperti tutti. Madonna! Madonna santa! S! Mannaggia, l'ha capato! Madonna! No, questi proprio hanno deciso di spaventarmi ogni volta. Vabbè, ehi, me la sono cavata. Certo, ne ho avute un po' di mazzate in testa. Ma vabbè, ne è valsa la pena. Robert deve Oh! essere lì. Sì. Andiamo. Andiamo. Mamma mia, ragazzi, oh, non potete capire. Lo spaventavano ogni volta. Via, stai dietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Che bel faccino. Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo!
Boom! Dove vuoi scappare? Fate cadere il costo. L'avevamo quasi preso! Lo prenderemo, non ti preoccupare. Ma va, che mi stava facendo sbagliare strada. Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Mm. Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Grazie, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguite.